Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Bagatin, che mi chiede di parlare del film del 1951 accreditato a Nisby, ma che in realtà è diretto da Ward Oaks, La cosa dell'altro mondo, tratto dal racconto del 1938 di John Campbell, che poi sarà fatto remakizzato dal grandissimo Carpenter e poi porteranno anche al prequel, insomma, degli anni 2000, che è quello che è. Classicissimo in realtà della fantascienza, un cult assoluto dell'horror fantascientifico di quegli anni. È un film che, come ho detto, fu accreditato a Christian Nibi, invece era uno degli sceneggiatori e la regia era del grandissimo Howard Hawks, che fece un ottimo lavoro. La storia è quella di un gruppo di scienziati che viene mandati appunto in Alaska, come tutti sanno, perché scoprono questa astronave sotto gli ghiacci e questi scienziati, insieme a dei militari altri, la tirano fuori e esce fuori un alieno, perché lo lasciano sciogliere per gli sbagli, e questo alieno comincia a ammazzare un po' tutto quello che cammina. Loro vedono che è una specie di vegetalone modello Frankenstein e di lì la lotta allo stesso per evitare che il mondo venga distrutto. Allora, va subito detto che il film è un classico assoluto, il mostrone vegetale, una specie di Frankenstein, ho detto che sembra un po' sparagiato, adesso è un po' datato. Certo è che qui, per esempio, si allontana molto dal racconto, perché il racconto, come è nel film di Carpenter, il nostro assumeva aspetto umano diverso, non era un vegetale, quindi si cambiano un po' di cose, proprio perché il film è un film a bassissimo costo della RKO Radio Picture, e quindi era un film davvero fatto così per fare, invece abbia un successo incredibile, appunto dalla sceneggiatura di Howard Hawks e Man Act, e viene fuori questo film che è un classico totale, veramente un classico, proprio a livello di tensione c'è tutta, la regia è ottima veramente, gli effetti speciali sono ancora buoni, tutti gli altri, il mostro, ripeto, è un po' gommato, ma a me fa una simpatia enorme, poi è un film con un fascino micidiale, veramente micidiale, con un ritmo fantastico, tra l'altro, e per l'epoca cattivissimo, veramente cattivo. Ma ripeto, la fotografia in bianco e nero di Russell Harlan è roba dell'altro mondo, veramente curatissima, la regia di Hawks ha un montaggio fantastico di Ronald Gross che insomma aiuta il maestro a dare ritmo a un film incredibile nelle parti un po' in cui viene scoperta l'astronave, incredibile in tutto. Film omaggiato anche dallo stesso Halloween, dove vediamo praticamente il bambino che guarda questa cosa al televisore. È un film meraviglioso sotto un punto di vista, è un classico, un totalone. Per me è un cult assoluto, io ce l'ho, è mio qui e me lo guardo e me lo riguardo, nonostante una volta tanto preferisca il remake all'originale, perché preferisco il film di Carpenter a questo, proprio perché è più vicino al racconto e proprio perché poi è talmente violento, talmente avanti, che insomma, questo per l'epoca era un ottimo film e anche adesso si porta dietro i suoi anni alla stragrande. Per me è un capolavoro del genere, forse non un capolavoro totale, un film, come ho detto, a basso costo in cui nessuno credeva e che invece ha incassato di busta, è diventato un caltissimo, ha incassato veramente tanto, un caltissimo. In questo film troviamo un'altra volta quel gran cinema di serie B, in un certo senso, fatto con due lire da un grande autore, e che porta avanti in realtà la fantascienza e l'horror di un bel po', perché da qui pupperanno un po' tutti, come ho detto, tra primo Carpenter, che lo adorava appunto da bambino. Grandissimo film, il link è qua sotto, uno di quei classici cult che non dovrebbero mancare a nessuno, un classico assoluto del cinema anni 50, un bianco e nero, come ho detto, fantastico, e una messa in scena di quelle che non si dimenticano nonostante la miseria appunto del budget, che comunque non si vede quasi per niente, proprio perché il nostro Hawks insomma fa il suo lavoro da grande maestro, qual è, e porta a casa la pagnotta con grandissimo mestiere. Link qua sotto, iscrivetevi sul canale, donate su Patreon, mi piace, campanellina, fate il cazzo che vi pare, insomma, ma soprattutto guardatevi un po' tutto quello che trovate di Howard Hawks, che tanto male un fo', e se amate la cosa di Carpenter e non avete mai visto questo originale, io un'occhiata gliela darei, perché è un film dal fascino incredibile. Quindi a voi la visione della cosa da un altro mondo, 1951, diretto da Christopher Nibi e in realtà diretto da Howard Hawks. Fate un po' voi, il nome dovrebbe dire tutto.